Allora, Carlo, io già effettivamente il pranzo l'avrei finito qui, ma qua siamo addirittura al secondo primo. E beh, vedo un condimento pauroso. Sì. Allora, me lo descrivi? Allora, a cosa hai pensato? Allora, ho pensato sempre un piatto, diciamo, che riguarda la Sardegna. Sì. Prima abbiamo mangiato la fregola sarda, l'abbiamo assaggiata. E ho pensato sempre a un piatto sardo, però non potevamo cambiare, non potevamo passare da un piatto di pesce in Maloreddo, che sono famosissimi in Sardegna, con la salsiccia fresca, eccetera, eccetera. Ho pensato di rivisitarla, abbiamo fatto i gnocchetti sardi con le cozze e calamari, Ho con dei capito. pomodorini freschi. Quindi diciamo è una tua rivisitazione perché stai facendo gli gnocchetti sardi, però non volevi cambiare, volevi Sì, volevo continuare mantenere, sul diciamo, pesce a quello. fare, diciamo, i gnocchetti sardi tradizionali con la salsiccia, il Malloreddos, come vengono chiamati in Sardegna. E quindi si chiamano come? Ma? Malloreddos. E sono proprio quelli più tipici, diciamo, Sì, come diciamo, sì, condimento. esatto, sì, col sugo, salsiccia, ci va lo zafferano, ci va un po' di noce moscata, insomma, ci vanno determinati ingredienti. Questi un po' rivisitati, frutti di mare che è sempre un piatto sardo comunque, perché ci sono dei ristoranti in Sardegna che continuano a, diciamo, revisionare, cambiare, diciamo, un pochettino. Va bene, allora, dai, Andiamo. andiamo, facciamo il passo successivo perché tanta curiosità c'è Sì, allora, in questi sono i nostri gnocchetti, l'acqua me. Sì, bolle. vai. Andiamo con i nostri gnocchetti sardi. E dai, e siamo Perfetto, pronti. perfetto. Adesso diamo una bella girata.